Marco 9. Diceva loro: in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti e bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbi, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: Questi è il figlio mio amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. E lo interrogavano: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose loro: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo, che deve soffrire molto ed essere disprezzato? Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Bene, abbiamo sentito, no, un'altra, abbiamo ascoltato un altro episodio di paura, e anche questo è legato alla risurrezione. Gesù dà un anticipo, tre scelti della sua risurrezione, e questi hanno paura. Hanno paura prima quando vedono l'apparizione, e penso che non gli abbia fatto piacere neanche quando la nube li ha avvolti, che hanno sentito una voce. Interessante, l'unica volta dopo il battesimo in cui il Padre parla nei Vangeli. Il Padre nei Vangeli non prende la parola, 2 volte soltanto, e per parlare non di sé ma del Figlio. Interessante, no? A noi ci piace di più un Dio interventista, però anche lì mettiamoci il cuore in pace, insomma, ecco, cioè, Dio è così, ha deciso così quando ha fatto la creazione, l'ha messa in mano a noi, e da allora noi facciamo e disfiamo come vogliamo. Dopo però non è che lui deve tutte le volte, sono i bambini piccoli che chiamano il papà a difenderli quando non riescono a gestire i loro conflitti. Noi non facciamo la stessa cosa, ecco. Ecco, però c'è un altro episodio, poco prima, al capitolo 6 di Marco, dove invece compare proprio la stessa paura che abbiamo visto alla fine, perché c'è anche la stessa parola. Gesù ha fatto una moltiplicazione dei pani, sono avanzati 12 ceste piene, cioè quindi ce n'è stato più del necessario,
E adesso forse comincia a venirgli il dubbio che tutto quello che lui sta facendo e dicendo non serva solo a Israele, ma anche alle altre genti, agli altri popoli. E quindi dice così al versetto 45 del capitolo 6, costrinse, cioè ci ha messo proprio la forza, gli ha ordinato, li ha costretti, i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Betsaida, finché non avesse congedato la folla. Perché li costringe? Perché Betsaida è territorio pagano e loro non ci vogliono andare. E gli dice, vacci tu, e noi no. In realtà Gesù l'ha già fatto il capitolo prima, a Gerasa, no? Quando ha incontrato l'indemoniato. Però dalla barca era sceso solo lui. I discepoli li aveva lasciati sulla barca. Scende, incontra l'indemoniato, combatte una guerra contro una legione di demoni e vince. Come risultato lo cacciano via e lui se ne va. Quindi il primo incontro con la terra pagana è uno scontro. E loro, gli sarà rimasta in mente la cosa. Dice, vabbè, adesso ci manda a Betsaida, tra l'altro da soli, lui se ne sta qua, anche no. Ma insomma li costringe e loro ci vanno. E quando ebbe congedata la folla, andò sul monte a pregare. Dice, beh, anche qui, no, Gesù, 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 ma guardate, qualche volta ci manda e ci lascia da soli. Non è trascuratezza, è fiducia nei nostri confronti. Ma noi appunto su queste cose siamo sempre un po' infantili e quindi vorremmo un Gesù che ci dice adesso è ora di fare la pipì, grazie Gesù, mi raccomando torna subito perché dopo bisogna fare questa cosa, grazie Gesù. Ci abbiamo un'idea un po' infantile appunto della volontà di Dio e molto infantile del rapporto col Padre che Gesù ci ha rivelato. Ecco, no, vuole che anche facciamo delle cose noi. Però venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. E beh, certo, si è fermato lì. Li vede affaticati a remare perché avevano il vento contrario, che è simbolico, no? Cioè, loro lì a Betsaida non ci vogliono andare, quindi c'è una resistenza che qui è simboleggiata dal mare che la corrente, insomma, gli va contro. E allora che cosa fa? Vabbè, una cosa che forse non tutti noi avremmo potuto fare, anzi nessuno, dice, andò verso di loro camminando sul mare. È giusto, lui non c'ha la barca, cammina sul mare. E voleva oltrepassarli. Ecco, il particolare interessante è questo. Perché li vuole oltrepassare? Li vuole oltrepassare per guidare lui l'approdo a Betsaida. Dice, vabbè, se voi avete paura, ci vado io per primo. Tutto. E solo che sta camminando sul mare. Che vuol dire? Per varcare questo confine, anzi questa frontiera tra Israele e i pagani, ci vuole uno strappo. E Gesù dà uno strappo, cammina sul mare. Cioè fa una cosa straordinaria, perché ci vuole una cosa straordinaria per rompere questa frontiera. Ma succede un fatto increscioso. Vedendolo camminare sul mare, pensarono, è un fantasma, e si misero a gridare. Aiuto, aiuto, è un fantasma. Perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Cioè loro vedono, si fermano sull'aspetto straordinario dell'evento, non ne colgono l'intenzione. O forse, proprio perché cominciano ad avere il sospetto che devono andare in mezzo alla gente impura, dicono, ma questa roba è vera o è un fantasma? No, perché è terribile, eh? Ecco. Si mettono a gridare e subito
Parlò loro e disse: coraggio, sono io. Beh, ancora questa frase, ma sono io, non abbiate paura. La reazione tipica davanti alle teofanie, cioè alle manifestazioni di Dio, e la frase tipica che Dio sempre dice nella Bibbia, quando quelli a cui si mostra si spaventano, e dicono: non avere paura, non temere. Anche l'angelo lo dirà a Maria. Però è bello che dica: sono io, sono il vostro Gesù, quello lì con cui state dalla mattina alla sera, no? Mi conoscete, mi scambiate per un fantasma. E salì sulla barca con loro, perché si ferma, no? Invece di superare si ferma e sale sulla barca. E il vento cessò, dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito, non c'è spazio nel loro cuore per i pagani. E compiuta la traversata fino a terra, tu immagini che dica, giunsero a Bethsaida. No, giunsero a Genesaret e approdarono. Cioè la barca fa così, e ritorna sulla riva di Israele. Cioè Gesù ha valutato, no, che non sono pronti a questo approdo, non sono pronti alla missione in mezzo ai pagani, quindi concede del tempo. Qui siamo al capitolo 6, al capitolo 8 finalmente si leggerà: e giunsero a Bethsaida. Però nel frattempo Gesù ha dovuto fare un'altra moltiplicazione dei pani, questa volta in territorio pagano. Prima aveva incontrato la Sirofenicia, che gli ha aperto anche a Gesù un mondo, eccetera. Però una pagana ha detto a Gesù che il pane che Gesù è venuto a portare per tutti, anche per loro, cani pagani. Ecco, qui c'è di nuovo, no, l'irrompere della paura, del terrore persino, del terrore. D'altra parte, appunto, non è che sia una roba troppo normale avere a che fare con Dio. È una cosa piuttosto strana. Sapete, strano, straniero, diverso, è il modo in cui si può tradurre l'aggettivo santo. Dio che è tre volte santo è tre volte strano, straniero, diverso, no? Quindi tu pensi di addomesticarlo una volta per tutte, cioè di riportarlo alla misura della tua casa, addomesticare, e della tua vita? No, quando Dio entra nella tua vita la fa esplodere, almeno un po', sempre. Sempre. Quindi a qualche spavento, a qualche sorpresa, a qualche paradosso, a qualche stupore grande, a qualche meraviglia, ti devi preparare. Ecco, però mi interessava adesso sostare un attimo sul brano che Anna ci ha letto, e che è incorniciato, mi sembra, se possiamo leggere così, da questo aggettivo, soli, solo. Dice così: sei giorni, beh, intanto ha promesso che il regno di Dio si vedrà, si vede arrivare. Dice: ci sono alcuni qui presenti che non moriranno prima di aver visto arrivare, giungere il regno di Dio. Quindi, siccome Gesù non ci dice delle storie, delle balle, delle bugie, se dice così, vuol dire che se per noi il regno di Dio non è arrivato, abbiamo dei problemi di vista. Abbiamo noi dei problemi di vista, siamo ciechi. Quindi chiediamo almeno, no, il dono di essere guariti dalla nostra cecità. E chiediamoci se per caso è passato di qui e non l'abbiamo notato. Ecco, se per caso ci sono dei segni di questo regno, della sua presenza in mezzo a noi,
che non abbiamo saputo leggere. E nel caso, quali siano questi segni? Sempre domande ci dobbiamo fare. Non è che uno dice, beh, Gesù diceva così a quelli là, perché a quelli là gli ha fatto vedere delle cose, a noi no. Ma a voi vi pare normale? Ma scusa, cioè noi chi siamo? I figli della serva? Siamo figli di Dio uguali? A quelli glielo fa vedere, a noi no. Forse ci passa sotto il naso e non lo vediamo, non lo notiamo. Va bene. Comunque, 6 giorni dopo, Gesù prese con sé 3, gli dà anche il nome, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse su un alto monte. Sono quei 3 che poi, no, uno ha già fatto una figuraccia, no? Pietro, perché voleva distogliere Gesù dalla via della croce, si è sentito dire che è un Satana. Giacomo e Giovanni, anche loro faranno la loro figuretta, perché manderanno la loro mamma, ma non è meraviglioso, la loro mamma a chiedere a Gesù se per caso non possono avere 2 posti d'onore, anzi i 2 posti d'onore, uno alla destra e uno alla sinistra, no? Si giocheranno poi, Giacomo sappiamo che è un conservatore, quindi sarà stato a destra, mentre Giovanni a sinistra, non lo so, comunque vogliono avere il posto d'onore privilegiato al fianco di Gesù. La mamma. Che uno dice, orca, ma sei grande? No, sono un po' infantile anche loro. Vedi. E Gesù risponderà così, sì, dice, sì, tra poco vedrete chi starà alla mia destra e alla mia sinistra in croce. 2 bei ladroni, incazzati neri, vedrete. Cioè, ma sapete cosa chiedete? Voi potete bere il calice che bevo io? Ricevere lo stesso battesimo, si intende del sangue che ricevo io? E loro dicono sciaguratamente, sì, certo che possiamo, no? Se è la condizione per poi fare una vita, no, da re, va bene. E dice, va bene, vedrete come finisce il re. Perché il mio trono è la croce. Ma questi non hanno ancora capito, gliel'ha già detto, una volta, 2 volte, 3 volte, gli ha spiegato, gli ha fatto vedere, gli ha fatto una bella catechesi sulla via della croce, no? In Marco è chiarissimo. Ma loro ascoltano, ma dice sì, vabbè, dice queste cose, ma alla fine dei conti noi saremo nel regno, giusto? Lui è il re, a parte che Gesù non parla mai del mio regno nel Vangelo di Marco, parla sempre del regno di Dio. Li prende e li conduce su un alto monte in disparte, loro soli. E tu dici, ecco, vedi, però sarà che il regno di Dio lo possono vedere tutti quelli che sanno vedere, però poi ci sono delle preferenze, no? Noi non c'eravamo sul santo monte, perché c'erano solo quei 3 col nome e cognome, quindi noi no. E però attenzione, il racconto lo stai leggendo anche tu. Testimone della vicenda sei anche tu che leggi. Va bene, andiamo avanti. Fu trasfigurato, cioè cambia forma, davanti a loro, e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Poi questa annotazione strana. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Un bianco proprio, anche qui, eccezionale. Un bianco così non si è mai visto. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Anche questo non sta bene dirlo così, perché l'ordine corretto sarebbe Mosè e Elia. E infatti Pietro, quando prende la parola, corregge la scena e dice, facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè, primo, e una per Elia, secondo. Cioè l'ordine è la Torah e i profeti, non i profeti e la Torah. Ma nella scena, dice Marco, è apparsa così, Elia con Mosè.
Che vuol dire, tu la Torah non la puoi capire se non la interpreti profeticamente. E chi è il grande interprete profetico della Torah? Gesù. Gesù nei Vangeli è presentato sempre come un profeta. E davanti a questa scena, attenzione perché dice, fu trasfigurato davanti a loro, e poi dopo ancora, di loro che ha appena detto sono loro solo loro tre, cioè davanti a loro Gesù fa tutto quello che fa e dice tutto quello che dice. La scena, immaginiamoci un teatro, la scena sul palcoscenico è allestita per questi tre. Sono i privilegiati di una manifestazione della dignità di Gesù e del suo legame con le sacre scritture, con la storia di Israele. E Pietro dice, Rabbì, è bello per noi essere qui, bella sta roba, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti cosa dire perché erano spaventati. Ecco, qui l'Evangelista ci dice, questa frase che ti può sembrare plausibile, sensata, interpretala bene, perché veniva fuori dallo spavento, non dall'intuizione giusta della cosa. Che cosa c'è di sbagliato in quello che dice Pietro? Beh, che Pietro vuole fare tre capanne, ma lì sono in sei. Cioè dice, no, facciamo tre capanne, la scena bella, maestosa, anche un po' paurosa, ma insomma, bella. No, noi facciamo che voi restate lì e noi restiamo qui, noi non c'entriamo con la scena. Facciamo delle capanne per voi tre e noi vi guardiamo, noi vogliamo fare gli spettatori. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce, questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo, punto esclamativo, dai, cioè, capite? Cioè voi non volete entrare nella scena, la scena esce e vi prende, la nube vi avvolge, dice ragazzi ma questa scena è fatta per voi, ma dovete capire che ci dovete entrare nella scena. Gesù non vi vuole il mio figlio, non vi vuole spettatori, vi vuole co-protagonisti della vicenda. Dovete entrare, avere però il coraggio di entrare in questa scena che è misteriosa, che fa paura, non solo perché è un po' misteriosa, ma perché non sai dove ti porta, dove vai a finire. Perché cambia la forma anche a Gesù, ma figuriamoci. E dopo cosa sarà di me? Ma tu riesci per una volta o qualche volta a non preoccuparti solo di te stesso? Riesci ad avere uno slancio? Riesci a farti coinvolgere in qualcosa che ti porta un po' fuori di te? E ti destina a un cammino che tu non avevi previsto, visto prima? Dai, e tutto questo per dare da mangiare al mondo, per promettere, per portare, per contribuire a portare salvezza al mondo. Non ti sembra abbastanza? Forse per il momento era troppo, o forse non si può stare sempre su una montagna alta o in mezzo a una nube perché si prendono i reumatismi. Sta di fatto che a un certo punto, no, dopo la voce del padre, improvvisamente guardandosi intorno non vedono più nessuno se non Gesù solo, come loro erano stati presi loro soli, Gesù solo con loro, che potremmo anche tradurre così: Gesù si fa vedere, gli fa intravedere il suo mistero, ma dopo ritorna a essere quello normale di sempre. Dice, questi qui non ce la fanno, per il momento non ce la fanno a reggere
tutta sta roba. Quindi ritorna, diciamo, il Gesù quotidiano. Ecco, però noi da qui in avanti dobbiamo sapere che in questo Gesù quotidiano e anche un po' modesto e dimesso c'è la verità della storia biblica e c'è la gloria di Dio, cioè la manifestazione di Dio. Gloria di Dio, la gloria nella Bibbia è la manifestazione di Dio. Ed è interessante anche quello che viene dopo, no? Perché Gesù dice: oh, mi raccomando, non raccontate a nessuno quello che avete visto, se non dopo che sarò risorto. Beh, noi siamo quelli che vengono dopo la risurrezione di Gesù e dopo che l'Evangelista ha scritto, ha sentito il racconto e l'ha scritto, quindi noi siamo testimoni con quei tre. La trasfigurazione ci riguarda, ci riguarda. Però non dobbiamo aver paura di entrare nella scena, altrimenti resta una scena esteriore, là. Loro sono là, noi siamo qua. E lo interrogano e dicono: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Beh, gli scribi dicono che prima deve venire Elia perché se uno legge la finale del libro di Malachia, che è l'ultimo dei profeti, della raccolta dei profeti scrittori, no, si dice che appunto verrà il giorno del Signore quando manderà Elia a ristabilire, meglio, a ricondurre il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri. Che è la stessa promessa che si sente fare Zaccaria, senza un pezzo, dall'angelo quando gli annuncia la nascita di Giovanni Battista. Manca di ricondurre il cuore dei figli ai padri. C'è solo, mi pare, adesso controlliamo perché sennò si dicono sciocchezze, siamo nel Vangelo di Luca, al capitolo primo, Luca, capitolo primo. Questa Bibbia è una prova, è di vista, se ne riesce a superarla vuol dire che non sei proprio cieco, perché è piccolissima, e dice così: come posso conoscere questo? Va bene, dice, ecco, sarei muto. No, prima dice: la tua preghiera è stata esaudita, si chiamerà Giovanni, avrai gioia, perché egli sarà grande, non berrà vino, eccetera, eccetera. Gli camminerà innanzi al Signore, in spirito, con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli ribelli e i ribelli alla saggezza dei giusti. Quindi il cuore dei padri si deve convertire ai figli. Ma non si dice che il cuore dei figli si deve convertire i padri. Questa è Zaccaria, l'annunciazione a Zaccaria, Luca 1:17. Mentre Malachia diceva che c'era anche una conversione da parte dei figli. No, il Vangelo ci dice un'altra cosa, che il torto sta sempre dalla parte dei padri. Il problema che manifestano i figli deve interrogare i padri. E data l'anagrafe qui di figli, insomma, no? Cioè siamo tutti un po' padri e madri, la cosa ci riguarda. Ma quello che è interessante è che appunto in Giovanni Battista, il precursore, i Vangeli vedono esattamente il realizzarsi di questa profezia di Elia che ritorna. E anche questo è interessante, perché la storia di Elia è la storia di un mezzo delinquente, cioè, o meglio, di un talebano puro e duro, che Dio fa fatica a convertire, anche se poi non lo butta via. Dicevo, mi è capitato un profeta così. No, stai via, magari era meglio uno un po' più morbido, però vabbè, ormai devo fare con questo. Perché anche su questo è interessante, Dio fa delle scelte che poi non rinnega mai.
puoi soltanto essere tu a dire non mi interessa più, ma lui continua a credere, a mettere credito, a dare fiducia a te. Ti ha scelto. E di Giovanni Battista tutti i Vangeli mostrano di avere bisogno. Perché? E perché Giovanni Battista, Elia, siamo noi. Quando ci va bene noi saremo precursori di Gesù per qualcun altro. Ma quando arriva Gesù, tutti qualcun altro si accorgerà che è ben diverso da come gliel'abbiamo detto noi, raccontato noi. Perché Giovanni che cosa fa? Quando battezza dice arriva uno forte, no? Spacca tutto, giudica, fa bom bom bom, no? Perfetto. E poi arriva Gesù dalla Galilea a farsi battezzare e Giovanni non lo riconosce neanche nel Vangelo di Marco. Gli passa sotto il naso del tutto inosservato. Allora appunto, poi dopo Gesù riprende, no? Nel Vangelo dice, qui lo riprende anche al capitolo 6, no? Quando racconta il suo martirio, e dove Gesù dà ai suoi discepoli la missione. Quindi lo considera un personaggio importante, ma importante soprattutto per le differenze che manifesta rispetto a Gesù, più che non per le analogie. Non so, a me piace pensare che no, ci sono due personaggi che il Vangelo di Marco ritiene assolutamente imprescindibili, Giovanni insieme a Gesù, Giovanni Battista e la profumiera anonima che profuma Gesù prima della passione. Dice, no, voi non potete raccontare il Vangelo senza raccontare anche questo fatto. Il Vangelo sarebbe monco, sarebbe mutilato, non sarebbe completo. Senza raccontare di un profeta che ci ha provato e senza raccontare di una donna innamorata che mi ha reso omaggio con una delicatezza per il mio corpo, voi vi sfugge qualcosa di fondamentale del Vangelo. Quindi, certo, anche lì ti fa un po' così, no? Se non paura, almeno un pochino di ansia, no? Dice, vabbè, ma se noi dobbiamo affidarci a un profeta improbabile e una donna un po' partita, no? Che spreca un profumo costosissimo, no? per ungere Gesù, per profumare Gesù, orca, ma non è troppo? Non è un po' troppo fuori dagli schemi? Ma appunto questo è Gesù. Per uno che vuole la conferma degli schemi, il Vangelo non è consigliabile. No, noi lo abbiamo piegato a confermare i nostri schemi. E infatti alcune pagine le abbiamo proprio censurate. Le leggevamo ma non le capivamo, saltavamo e dicevamo, vabbè, c'è anche questo. Niente di perfetto c'è nel mondo, quindi vabbè, giriamo la pagina. Ecco, qui però si dice una cosa, vedete qui Gesù va al Tempio e ribalta i tavoli, c'è lì, c'è tutta la soddisfazione della rivincita, o no? Dopo però muore in croce, porca miseria, torna risorto e non ammazza neanche quelli che l'hanno ucciso. Non gli fa vedere neanche una malattia. E tu resti lì a bocca asciutta. E noi il massimo che siamo riusciti a fare è stato, ha rimandato la sua rivincita all'escatologia, perché quando tornerà la seconda volta, non ce ne sarà per nessuno, perché allora, e lì abbiamo riversato il peggio del nostro risentimento. Ci sarà giudizio, saranno condannati, saranno condannati alle pene più incredibili e senza poter neanche morire, perché vivranno per l'eternità in mezzo alle fiamme. E alcuni predicatori nei secoli hanno detto questa cosa con un godimento così patologico, ma così corrispondente alla patologia media diffusa, che non ci accorgevamo neanche che erano malati.
che erano dei sadici. Figuriamoci se ci accorgevamo quanto erano distanti dal cuore di Gesù, che vuole che nessuno si perda, che tutti trovino la salvezza, che il Padre non si dimentica di nessuno. Ecco, quindi da pensare, da pregare, anche da chiedere scusa, ce ne abbiamo. Ritorno all'inizio, al Vangelo di Luca, per dire comunque che il messaggio fondamentale della Pasqua, cioè lo scopo fondamentale dell'incontro con il risorto, è che noi possiamo essere pieni di shalom, di pace. Quindi l'augurio è che anche questi eccessi con cui il Signore ci fa incontrare, qualche volta scontrare, siano per noi, no? Pur nell'agitazione, nello spavento o addirittura nella paura del momento, siano per noi però, no? Preparatori di pace, pacificanti. Però una pace che non può essere intesa semplicemente come tranquillità. Non c'è nessuno che mi disturba, no? Le mie abitudini, il cristianesimo non è per persone abitudinarie. Anche questo il Papa non so più come dirci, no? I cristiani da divano, i cristiani che se la prendono, che si mettono comodi, i cristiani che non vogliono essere inquietati, che si sono illusi, fantasma, no? Di avere tutte le risposte a tutte le domande, ma non è vero, quindi non cercano più niente. Ma quelli lì non sono cristiani. Quando facciamo così, noi usciamo dal Vangelo. Allora, per essere sicuri almeno di essere degli apprendisti, cerchiamo di stare nel Vangelo. Magari non ne diventeremo dei professionisti, però almeno stiamo nel Vangelo. Lasciamoci provocare. Finché avremo domande, saremo discepoli degni di Gesù. Quando invece cominceremo a avere solo risposte, o a cercare solo risposte, Gesù ci dirà: guarda, ti tengo lo stesso perché non butto via nessuno, però peccato, peccato, ti stai buttando via. Bene, perciò vi auguro buon cammino di Quaresima, buona Pasqua. No, non credo.